Ok, ciao a tutti ed eccoci tornati in classe. Oggi ci siamo attardati in alcune discussioni di geopolitica contemporanea, ma mi chiedevano a cosa serve la storia, a cosa serve la filosofia, e ho provato a spiegarlo dal mio punto di vista. Ora, noi abbiamo finito di parlare la scorsa volta della impetuosa ascesa di Carlo Magno, delle sue battaglie e della forza che ha espresso con l'esercito, con la sua cavalleria, fino ad arrivare nella famosa notte di Natale dell'anno 800 a essere incoronato imperatore. Ma adesso ci vediamo la sigla e vedremo che cosa fa Carlo Magno per creare, consolidare, unificare il Sacro Romano Impero. Allora, Carlo Magno diventa imperatore, però, come dire, l'imperatore c'è, l'impero va costruito. Noi lo vediamo lì alle spalle, lo faccio vedere anche nel video, c'è una grande parte ormai dell'Europa che cade sotto il potere di Carlo Magno e della casata dei Carolingi. È nato formalmente il Sacro Romano Impero, ma questo Sacro Romano Impero nasce sulle ceneri, se vogliamo, di un passato che era quello dell'impero romano, un po' disgregato, frantumato da tutte le vicende, le invasioni dei popoli germanici e i regni romano-germanici, che avevano comportato, fra le altre cose, ad esempio, una grande segmentazione del potere, una frammentazione e anche banalmente la difficoltà di governare un posto dove ad esempio le strade erano ormai cadute in rovina. Quindi uno dei primi problemi che deve affrontare Carlo Magno è proprio quello di cercare di riformare, riformulare, unificare, omogenizzare, integrare questo grande impero. Allora, una delle cose che cercherà di fare è quella di adottare una capitale itinerante, cioè la capitale del Sacro Romano Impero normalmente si fa coincidere con Aquisgrana, che è una città tedesca di dove è originario Carlo Magno, ed in effetti sarà la città più importante e la capitale, insomma, spesso sarà identificata in questa città, ma Carlo Magno avrà l'abitudine di far ruotare, spostare la capitale con tutta la corte, con tutta, diciamo, i funzionari della corte in varie città dell'impero, proprio per dare importanza, accendere, diciamo, diverse province, diversi segmenti. Ora, diciamo, questo impero era un impero immenso, un impero che in qualche modo pretendeva nuovamente di integrare popoli diversi, no? sulle ceneri dell'impero romano, ma era passato molto tempo e effettivamente le cose erano cambiate, il potere, abbiamo detto, era molto segmentato. Un conto è conquistare militarmente dei territori, un conto è creare poi un'amministrazione comune, una lingua, una cultura, una religione, insomma c'è molto da fare. Uno dei primi, diciamo, sistemi che adotterà Carlo Magno per cercare di governare efficacemente il territorio è quello che nel tempo poi verrà chiamato il feudalesimo. Il feudalesimo è un sistema di gestione istituzionale del potere che si sviluppa in realtà da Carlo Magno in poi, quindi la vera e propria il vero e proprio radicamento del feudalesimo si avrà nei secoli successivi, anche alla fine, a valle della fine, diciamo, della casata dei Carolingi, dell'impero carolingio stesso. Nasce quindi con Carlo Magno, ma nel tempo avrà sempre il sistema feudale caratteristiche diverse, si consoliderà e si radicherà maggiormente. In cosa consiste il sistema feudale? Allora,
dobbiamo tenere presenti tre aspetti, diciamo, del feudalesimo. Il primo è quello del cosiddetto vassallaggio, cioè il vassallaggio è un rapporto personale che si viene a creare, ad esempio, tra il re e un membro dell'aristocrazia militare. Abbiamo già visto il ruolo della cavalleria di Carlo Magno, quindi di questa importanza, di questa rilevanza, di questa centralità che dava all'aristocrazia guerriera. Ecco, in cambio di questo si poteva sviluppare un rapporto di, diciamo, quasi di contratto personale tra il re e il suo vassallo. Il vassallo sostanzialmente giurava fedeltà al re, metteva le sue mani all'interno delle mani del re, c'era una vera e propria cerimonia di investitura, per cui il re, diciamo, accoglieva le mani del vassallo, il vassallo si dichiarava fedele al re, dichiarava quindi la sua volontà di difenderlo, di aiutarlo eventualmente nelle guerre, e in cambio riceveva qualcosa: all'inizio la protezione. Poi, andando avanti nel tempo, Carlo Magno adotterà invece l'utilizzo dei cosiddetti benefici, cioè dava in cambio dell'appoggio militare e del sostegno da parte del vassallo un beneficio, per esempio, di utilizzo di un territorio, di sfruttamento di un fondo, di riscossione di tasse, cioè una specie di concessione. Il beneficio, sostanzialmente, nel tempo di Carlo Magno, era più che altro una concessione temporanea che il re, diciamo, attribuiva per gestire alcune funzioni, no? Una concessione di, ad esempio, di far pagare il pedaggio sul ponte, su una strada, di riscuotere le tasse in sua vece. L'elemento però più importante che si affaccia già nel regno di Carlo Magno, nell'impero di Carlo Magno, ma sarà ancora più forte nei secoli successivi, è il concetto di immunità. Ecco, l'immunità è non solo la concessione di sfruttamento di un territorio, ma proprio l'attribuzione del territorio in gestione al vassallo. Quindi, in cambio dell'appoggio del vassallo, il re attribuisce una porzione di territorio che a questo punto diventa di pertinenza del vassallo, che di fatto svolge la funzione regia. Quindi il re si rinuncia alla funzione regia, alla funzione di governo, alla funzione di sovranità su quel territorio, rimane ovviamente re e, diciamo, imperatore di tutto il territorio, ma un certo territorio viene dato, diciamo, in gestione diretta a un vassallo, il quale può battere moneta, può imporre le tasse, può amministrare, fare le leggi, amministrare la giustizia. Di fatto diventa quello che oggi noi abbiamo come immagine del feudatario. Si crea un feudo, quindi si crea un territorio gestito al 100% da un, diciamo, membro spesso dell'aristocrazia militare, quindi un vassallo del re. Ma attenzione, sotto Carlo Magno questa concessione e questa, diciamo, attribuzione del feudo rimaneva provvisoria, temporanea. Che significa? Che alla morte del feudatario, di questo vassallo, il fondo, il territorio, la zona che veniva governata, amministrata dal feudatario stesso, ritornava nelle mani del re, sarebbe dovuta tornare nelle mani di Carlo Magno. Quindi, diciamo, il re, poi diventa anche imperatore, è in un certo senso capace di poter attribuire questi benefici e queste immunità, che però avevano un carattere temporaneo, e quindi, tornando nelle mani del re, poteva di volta in volta decidere di attribuire quel territorio a un altro nobile, a un altro membro dell'aristocrazia, a un altro cavaliere, o anche alle volte membri della Chiesa. Ci siamo? Ok. Perché vi dico questo? Perché il vero e proprio feudalesimo si imporrà nei secoli successivi con Carlo il Calvo e poi con Corrado il Salico, con due atti che via via renderanno la, diciamo, gestione e il feudo, la proprietà del feudo, ereditaria. Cioè, via via che passava il tempo, questa, che era una concessione provvisoria, diventerà ereditaria rispetto al vassallo. Cioè i figli del vassallo, alla morte del vassallo, erediteranno il feudo, che quindi non tornerà più nelle mani del re. In particolare sono da ricordare due importanti atti. Uno, il famoso capitolare di Chiersi di Carlo il Calvo. Vedremo poi la ragione per cui dovrà concedere, diciamo, l'aristocrazia militare, per essere seguito in battaglia, questa garanzia che nel caso fossero morti seguendolo in battaglia
avrebbero ereditato il feudo, quindi Carlo il Calvo, e poi Corrado il Salico nel 1037 la Costituzione de Feudis. Con il capitolare di Chiersidi, Carlo il Calvo, si avrà la ereditarietà dei feudi maggiori, mentre con la Costituzione dei Feudis del 1037 di Corrado il Salico si avrà anche l'ereditarietà dei feudi minori. Quindi feudi maggiori e feudi minori diventano ereditari. Questo significa che il feudatario ormai è un piccolo sovrano nel suo territorio, ha tutto il potere di comandare e il re di fatto si deve poi accontentare di doversi guadagnare, diciamo, anche un po' la fiducia e mantenere fedele il feudatario, perché il territorio ormai è strettamente diciamo pertinenza dello stesso vassallo e non torna nelle mani del re. A loro volta il sistema feudale ha ulteriori stratificazioni, i vassalli piano piano iniziano a creare nuovi rapporti vassallatici con i valvassori e a loro volta i cosiddetti valvassini, cioè vassalli di grado inferiori a cui vengono attribuiti nuovi benefici o nuove immunità, ed ecco che il territorio quindi viene via via articolato e segmentato in una serie di potentati locali che non sempre sono facili da governare per il re. Quindi il re ha molto bisogno di avere al suo fianco e mantenere vivi i rapporti con i vassalli, proprio perché abbiamo visto che l'esercito, quando c'è da andare in guerra, è proprio da parte dei vassalli che si dovrà ottenere appunto il contributo, l'accompagnamento in battaglia, la fornitura di eserciti e il supporto per le guerre. Ok, tutto chiaro? Ok, l'iconografia medievale è piena di immagini che fanno vedere la cerimonia di investitura. C'è un'investitura, appunto, questo rapporto di vassallaggio in cui appunto il vassallo mette le mani proprio tra le mani del re. Il re accoglie questo giuramento, alle volte finiva anche suggellato con un bacio e alle volte con la spada, l'investitura, diciamo, e l'attribuzione del feudo. Ecco, questo è indubbiamente un grande cambiamento nella, diciamo, organizzazione dell'impero, molto diverso rispetto alla tradizione romanica. Se alcuni leggono il, diciamo, feudalesimo come un tentativo di introdurre all'interno di una cultura che nasceva nomade, nasceva di spostamento, nasceva con tribale, con le tribù tra di loro, diciamo, divise, una invece organizzazione stanziale, per cui si cercava di valorizzare la organizzazione piramidale del territorio gerarchica, ma anche di dare diciamo importanza ai signori locali e al controllo, diciamo, delle famiglie sul territorio. Quindi, diciamo, un tentativo di far digerire a un popolo come quello franco, e in generale i popoli germanici sottomessi, che avevano una tradizione, diciamo, non del tutto facilmente collegabile con la tradizione invece dell'impero romano, che sappiamo aveva una gestione molto più diretta e molto più articolata del territorio, per cui c'era un imperatore, i suoi prefetti, le leggi valevano dappertutto, la lingua era il latino, ok? E quindi un tentativo di inserire una forma di stabile governo, di amministrazione unificata, in una cultura che invece è di origine nomade e quindi aveva valori e modalità di organizzazione completamente diverse. Ora, cosa fa Carlo Magno? Carlo Magno individua tre tipologie di nobili, diciamo, a cui affidare le terre, e appunto poi tre tipologie di terre. Allora, la più diffusa sono le contee, quindi divide il suo regno in contee e diciamo a capo di ogni contea mette un conte, comites dal latino, quindi amico, compagno. Le contee sono le zone, diciamo, più facili da governare, quelle più storicamente già integrate, più storiche, ecco, dell'impero. Poi ci sono i duchi, da dux latino, condottiero, che invece vengono inviati nei ducati. I ducati sono le parti di recente acquisizione, ok? Quindi ci sono delle zone dell'impero che vanno integrate, bisogna lavorare per favorire l'integrazione, magari l'alfabetizzazione delle persone, la diffusione della lingua, di religione, eccetera, e questi sono i ducati, e a capo dei ducati vengono messi i duchi. Mentre le zone più calde, quelle più difficili, sono le marche, ok? Dove vengono messi i marchesi.
quali sono le zone delle Marche? Sono le zone di confine, quelle che sono appunto più pericolose perché confinano con territori che potrebbero, ad esempio, generare invasioni, guerre, ostilità, ok? Un esempio è la Marca Spagnola. Abbiamo visto che quando Carlo Magno sconfina i Pirenei e conquista un pezzetto di Spagna, crea la Marca Spagnola, dove c'era appunto un marchese. La Marca Spagnola è un territorio pericoloso perché è proprio di fronte al grande impero arabo e quindi è un territorio particolarmente armato. Ecco, le Marche, essendo territori di confini, erano più armati e più militarizzati rispetto ai Ducati e alle Contee. Questa è, diciamo, la divisione in distretti territoriali che usa Carlo Magno. Vedete come è una divisione abbastanza capillare del potere ed è una presa di coscienza proprio del fatto che i tempi ormai erano cambiati e l'impero non si poteva comandare semplicemente mandando a destra e a sinistra delle, diciamo, delle leggi o dei emissari del re. Occorreva il presidio del territorio con delle persone di fiducia che amministravano da vicino tutto questo grande impero, dividendo quindi in distretti amministrativi. Come si unifica tutto questo? Con i capitolari, cioè se è vero che tutti quanti sono appunto responsabili di zone diverse, però l'amministrazione del regno è fatta attraverso delle leggi fatte da Carlo Magno e emanate dall'imperatore e diffuse in tutto il regno. I capitolari, quindi si cerca di dare una qualche omogeneità a un territorio che, lo ripeto, è fatto da popolazioni diverse, da culture diverse, da lingue diverse e da anche una difficoltà oggettiva di poter far sentire la voce di Carlo Magno ovunque, no? Perché abbiamo detto che i vari posti sono di fatto governati da delle persone di fiducia di Carlo Magno, ma non da lui direttamente. C'è un sistema feudale. Allora, come fare a omogeneizzare, a rendere, diciamo, a rendere unito questo diciamo, luogo così ampio, questo impero, attraverso delle leggi che debbano valere per tutti o che almeno individuino, diciamo, delle usi, delle consuetudini, delle circostanze che debbano accomunare appunto la giustizia, per esempio, l'amministrazione della giustizia nei vari territori. Nel Medioevo di cui parliamo, nell'alto Medioevo, un altro fenomeno molto importante è quello dell'incastellamento. Partirà, diciamo, in questi secoli, ma sarà poi molto importante anche a partire dall'anno 1000, cioè è un fenomeno, quello dell'incastellamento, che durerà diversi secoli. Che cos'è l'incastellamento? L'incastellamento è, diciamo, la tendenza a proteggere il territorio, un territorio, abbiamo detto, vasto, un territorio permeabile agli assalti, per il territorio per altri aspetti pericoloso, per le invasioni, ma anche perché c'erano predoni, criminalità, eccetera, eccetera, con dei castelli che all'inizio sono delle costruzioni molto semplici, di legno, fatte magari su un terrapieno, con un fossato, ma nel tempo questi castelli, che si chiamano castelli a motta, quindi castelli molto rudimentali, vengono via via sostituiti dai castelli in pietra, delle torri, dei veri e propri castelli, e questi castelli in pietra potevano garantire protezione, potevano garantire ad esempio il riparo da invasioni o da appunto l'assalto di predoni. Allora, che cosa succede? Che contadini, operai, manovali, commercianti, la manifattura in generale, artigiani, si iniziano a radunare, a formare dei centri urbani, dei borghi, cosiddetti borghi, intorno al castello, proprio perché questo castello poteva, nel caso di necessità, aiutarli, salvarli, proteggerli, ok? Quindi intorno al castello si crea il borgo fatto da quello che sappiamo, il tipico borgo medievale, via via diventa con la chiesa, con la piazza del mercato, si creano quindi degli scambi commerciali, dei mercati, e poi intorno a tutto questo c'erano degli appezzamenti agricoli, ok? Quindi si crea appunto via via il castello, il borgo intorno al castello e poi le mura difensive, che alle volte, sappiamo, nei borghi medievali sono anche varie cinta murarie, perché magari nel corso del tempo il borgo si va via via ad allargare, attira nuovi contadini che invece di essere in zone remote preferiscono prendere degli appezzamenti o in affitto, vedremo come servi della gleba, diciamo, vicino al signore, vicino al proprietario del castello, ok? Che può in questo senso con il suo borgo dare difesa, dare protezione.
come funzionava la società medievale? Ci sono tre ordini sostanzialmente. Questa divisione in tre è anche una divisione che poi il cristianesimo riprende dalla teoria platonica dell'anima, la vedremo quando faremo filosofia, che divide l'anima, diciamo, in tre parti. Comunque, questo adesso non ci interessa. Ci sono tre classi sociali, i cosiddetti bellatores, cioè i guerrieri, quelli che fanno la guerra, i cosiddetti oratores, cioè quelli che devono pregare, quindi sostanzialmente i religiosi, il clero, e poi i laboratores, che sono tutti gli altri, quelli che di fatto sono tenuti a sostentarsi non attraverso la guerra, non pregando o facendo cerimonie religiose, ma lavorando. E quindi nella categoria dei laboratores ci sono un po' tutti gli altri, dai contadini agli operai, ai commercianti. Ragazzi, ricordiamoci anche che il termine borghesia deriva proprio dal borgo, quindi la nascita del borgo medievale è il primo momento in cui, tra le varie classi sociali dei laboratores, diciamo, o meglio all'interno della classe sociale dei laboratores, emergerà anche una classe mercantile, i mercanti del Medioevo, che faranno da importante collante, da scambio tra le varie, diciamo, piccole città, i piccoli borghi, e anche creeranno quella classe sociale che via via sarà più aperta al cambiamento, più aperta all'innovazione, e che nel tempo, diciamo, nella modernità, chiamiamo borghesia. Come si organizzava questo impero e quali sono le riforme di Carlo Magno? Allora, prima di tutto il tentativo di diffondere una lingua comune, quindi si cerca di diffondere il latino come lingua comune. La lingua, d'altronde, è degli antichi romani, ricordiamoci che questo pretendeva in qualche modo di essere un nuovo impero romano, un sacro romano impero, appunto un impero romano appoggiato e, diciamo, identificato però dalla religione cristiana. Infatti la religione cristiana, il cristianesimo, sarà l'unica religione. Ricordiamoci le campagne di cristianizzazione di Carlo Magno, cercava di esportare la religione anche riportando un po' la religione di base, il segno della croce per esempio, il credo, no? La preghiera del credo, ecco, sono tutte cose che Carlo Magno cerca di riportare in luce, di diffondere nuovamente, di far conoscere come proprio culto di base a tutte le popolazioni che erano state annesse, quindi il credo, il segno della croce, eccetera eccetera. Altra cosa importante, lo sviluppo delle scuole, cioè di scuole che praticamente riunissero a sé, con una forma di mecenatismo, intellettuali, artisti, letterati, quindi cercare di investire sulla cultura, questa, diciamo, cultura che per lungo tempo, probabilmente, diciamo, Carlo Magno non era un uomo di lettere, era un uomo di guerra, alcuni dicono che probabilmente era addirittura analfabeta, però capì l'importanza di recuperare lo studio del latino, recuperare lo studio delle lettere, dei classici greci, adesso ci arriviamo, ma anche soprattutto creare dei cenacoli culturali, delle scuole in cui si potesse diciamo incentivare la conservazione e la diffusione della cultura classica, sia nei monasteri, quindi potenziare i monasteri che già sappiamo avevano come finalità, diciamo, la diffusione, la replicazione dei classici, e quindi ogni monastero, diciamo, sarà potenziato con delle, appunto, in modo tale che potesse proseguire questo lavoro di copiatura, ok, delle opere classiche, ma anche non solo dei classici greci e latini, anche dei padri della Chiesa, delle opere cristiane, ok? Quindi cercare di preservare, di diffondere questa, diciamo, proprio i testi più importanti della loro cultura, ma anche delle vere e proprie scuole dove questo veniva realizzato. Nelle scuole si insegnavano le cosiddette arti liberali. Quali sono queste arti liberali? Era il trivio e il quadrivio, che riprende un po' la divisione anche latina del sapere, quindi sta riportando, diciamo, sta in qualche modo replicando e modernizzando un sistema culturale che in certo senso deriva dall'epoca classica. Allora, il trivio e il quadrivio. Allora, il trivio è la retorica, la grammatica e la dialettica, ok? Quindi si insegnava sostanzialmente l'arte del parlare, l'arte del discutere, l'arte del sostenere le tesi, ok, tutto ciò che ha a che vedere con le arti, diciamo, retorico-letterarie. Invece il quadrivio sono più, se vogliamo, le materie scientifiche, quindi l'aritmetica, la geometria, l'astronomia
e la musica. Questo non ci deve, diciamo, stupire. Sappiamo che da Pitagora in poi, anche Pitagora abbiamo studiato da poco, Pitagora e i pitagorici consideravano la musica come un esempio perfetto di matematica, e quindi, diciamo, la matematica era compresa nel quadrivio tra le attività scientifiche. Ok? Bene, altra cosa importante è l'imposizione della regola benedettina in tutti i monasteri. Quindi diciamo che c'è una moralizzazione anche forzata dei monasteri, quindi il comportamento di tutti gli ecclesiastici viene abbastanza omogenizzato su una regola dell'ora et labora. Vedete quindi il tentativo di diffondere un'unica cultura, un'unica religione, un unico modo di fare, diciamo, comportarsi, un unico modo di pregare. La più importante tra le scuole è la scuola palatina. La scuola palatina viene da Palatium, sostanzialmente è quella di Aquisgrana. Ad Aquisgrana c'era una scuola, diciamo, molto importante, dove grazie al mecenatismo di Carlo Magno verranno alcuni importanti intellettuali, tra cui i più importanti di tutti Alcuino di York. Ok? Alcuino di York, tra le varie innovazioni, è molto importante ricordare la cosiddetta minuta carolina, cioè l'invenzione di una scrittura minuta, piccolina e tutta molto regolare, che di fatto anche questa aiuterà tantissimo a rendere comprensibile e facilmente leggibile e diffondibile proprio qualsiasi testo. È un po' come quando oggi abbiamo, come dire, i caratteri a stampa, no? I caratteri a stampa hanno il vantaggio che sono tutti uguali, tutti li capiscono, diciamo così, mentre le scritture a mano sono una diversa dall'altra, e si rischiava di fare magari un lavoro di ricopiatura di un testo sacro o di un classico e poi, a causa di incomprensioni nella grafia, magari si scambiava una parola per l'altra, ed è una cosa che succedeva spesso, più spesso di quanto noi non pensiamo. Alcuni testi sono incerti proprio perché chi li ha ricopiati magari ha sbagliato una parola, ha scritto cassa invece che casa, magari, capite? E questo anche nella Bibbia succede. Insomma, la storia della letteratura è piena di errori di trascrizione. Proprio per evitare questo, Alcuino di York, su mandato di Carlo Magno, inventa la cosiddetta minuta carolina, quindi un modo uniforme di scrivere, una grafia piccola, molto regolare, molto aggraziata. Ecco, in questo senso è molto importante notare che c'è uno sviluppo anche proprio della capacità, diciamo, e della manifattura degli amanuensi, per cui le grazie, tutti i capilettera in oro, e quindi lo sviluppo anche di materiali preziosi. Avete mai visto come sono queste pagine ricopiate, no? Hanno i capilettera che sono a volte dei disegni bellissimi, miniaturizzati, ok? Fatti con materiali preziosi, quindi c'è anche un investimento in materiali preziosi per la ricopiatura, per esempio, e la duplicazione della Bibbia. Questo porta a una riscoperta, lo sviluppo dell'orificeria, quindi questa branca, diciamo, commerciale e economica che era stata un po' dimenticata viene riesumata. D'altronde, un'altra innovazione importante è la creazione di un'unica moneta di argento, quindi l'argento che non si usava più per le monete dopo la caduta dell'impero romano e questi secoli di grande, diciamo, disordine in Europa, viene creata una nuova moneta, una moneta in argento. Ecco, queste, diciamo, riscoperta dell'importanza, della centralità, dell'utilizzo di materiali preziosi, di metalli preziosi, porta anche allo sviluppo dell'orificeria, quindi oggetti monili più raffinati, e lo sviluppo economico di questo settore. È importante comunque in generale ricordare lo sviluppo di nuove biblioteche, la costruzione di nuove abbazie con le volte, con i sotterranei, cioè, diciamo, Carlo Magno si impegnerà molto per diffondere anche non solo filosoficamente e culturalmente la religione, ma anche come identità visiva, la presenza della basilica, della cattedrale, di posti, diciamo, dove la Chiesa potesse esercitare la sua forza, la sua presenza, e quindi diciamo si mosse molto in questo senso.
Infine è importante ricordare che Carlo Magno è vero che aveva diviso in contè, in ducati, in marche, eccetera, eccetera, ma aveva un sistema di controllo. Il sistema di controllo che cercava di comunque riportare tutto a unità, tutto a ordine, tutto sotto il controllo dell'imperatore era il cosiddetto sistema dei missi dominici. I missi dominici erano appunto missi, cioè mandati, inviati dal dominus, dal padrone, e i missi dominici sono proprio quei degli emissari di Carlo Magno, erano due, uno diciamo laico e uno, andavano in coppia, uno laico e uno religioso, che inviava Carlo Magno nelle varie zone dell'impero per vedere come veniva amministrata la giustizia, come veniva amministrata la zona, la contea, le Marche, eccetera, eccetera, se venivano un po' rispettati i capitolari, che erano queste appunto queste leggi che in qualche modo dovevano garantire una certa omogeneità, e riportavano all'imperatore quanto osservato, ok? Ok, l'ultima diciamo cosa che dobbiamo vedere rispetto al funzionamento della società, ecco, sotto Carlo Magno e quindi dell'impero, è come veniva organizzata un po', diciamo, la vita economica, soprattutto nelle campagne, ok? La produzione agricola che già dal VII secolo si era via via venuta ad imporre nell'Europa medievale. L'economia di cui parliamo si chiama economia curtense e riguarda l'organizzazione dei fondi agricoli e della società rurale, la produzione agricola e la divisione delle terre e delle proprietà. Allora, l'economia curtense si basa sulla proprietà delle terre da parte di alcuni padroni, i signori cosiddetti, che disponevano di fondi molto grandi. Ora, come era organizzata, diciamo, questa economia curtense? Era organizzata così: il signore aveva, immaginate, no, appunto, delle proprietà, qualche volta il castello, qualche volta delle proprietà anche immobiliari, ma soprattutto fondi agricoli sparpagliati a destra e a sinistra in un certo territorio. Ora, questi fondi erano divisi tra la cosiddetta pars dominica e la pars massaricia. Pars dominica da domus, padrone, ok? Pars massaricia invece si chiama così perché sarà data in gestione a dei massari, cioè dei contadini. La differenza tra la pars dominica e la pars massaricia sta nel fatto che la pars dominica erano quei campi che il padrone gestiva direttamente, ok? Gestiva attraverso dei servi che rispondevano direttamente a lui e che appunto coltivavano e di cui poteva disporre quindi dei prodotti. Mentre i campi della pars massaricia venivano affidati a contadini, ad esempio in affitto, dati in gestione secondo alcune modalità per cui appunto queste terre rimanevano di proprietà del signore, però di fatto erano in mano, gestite direttamente dai contadini. Questi contadini dovevano appunto pagare un affitto, ma soprattutto le cosiddette corvée, dovevano realizzare le corvée. Che cosa sono queste corvée? Le corvée sono lavoro gratuito, ad esempio 5 giorni si poteva lavorare il proprio campo, il sesto giorno bisognava invece andare nei campi del signore per fare alcune attività, arare i campi, trasportare delle cose, insomma fare del lavoro gratuito. In cambio di poter avere in affitto questi campi, contadini dovevano regalare del lavoro al signore. Ma non solo dovevano fare questi tipi di corvée, ma immaginate che i contadini, dopo aver prodotto, diciamo, in qualche modo, ad esempio, immaginate il grano, l'olio, o meglio le olive, avevano bisogno di trasformare questi prodotti, no? Quindi se coltivavano il grano e c'era appunto la mietitura del grano, avevano poi bisogno di un mulino, di una macina per trasformarlo in farina, ok? Ecco, in un fondo, in una proprietà signorile, i mulini, i forni, i frantoi erano di proprietà del signore. Quindi anche in quel caso, quando i contadini avevano comunque necessità di
trasformare i prodotti, dovevano anche lì pagare delle tasse, delle, diciamo, o in natura appunto con dei prodotti o economicamente, l'utilizzo di questi servizi di remoggio, ok? Quindi non solo dovevano regalare lavoro gratuito al padrone, diciamo, e al signore, ma anche utilizzare tutta una serie di servizi di trasformazione dei prodotti che il padrone di fatto metteva a disposizione. Alle volte c'era da pagare un pedaggio per il passaggio di un ponte, insomma c'erano una serie di quelle che oggi potremmo chiamare anche angherie. In effetti si chiamavano angherie, cioè in italiano antico, proprio queste tasse, queste gabelle, queste, diciamo, questo lavoro gratuito, tutta questa, diciamo, oggi ci sembra veramente un'economia basata su una grande disequilibrio, no? Una grande diseguaglianza, perché è evidente che uno dice ok, prendo in gestione, in affitto un campo e poi faccio quello che mi pare di questo campo. Invece c'era tutto questo indotto di lavoro gratuito e di ulteriori pagamenti e di appunto angherie che venivano realizzati nei confronti dei contadini. Ora, col passare del tempo, via via, i padroni riterranno sempre più conveniente diminuire la pars dominica e incrementare la pars massariccia, cioè nel senso che gestire direttamente delle terre era complicato, occorreva avere molta servitù e c'erano molte responsabilità anche di mantenere, diciamo, tutto questo servizio, mentre ovviamente avere dei campi in gestione a dei contadini era più semplice, avevi direttamente un pagamento economico e avevi molte meno responsabilità e più facilità di gestire. Inoltre, diciamo, anche dal punto di vista produttivo, la pars massariccia era più produttiva, perché questi contadini, che diciamo tenevano gran parte del raccolto per se stessi, cercavano di investire e comunque di far fruttare al massimo il campo, proprio perché a fronte di pagamento, di affitto e di tutto questo cercavano di ottenere il massimo per sé, quindi diciamo anche la produttività della pars massariccia era migliore, oltre che più semplice, decisamente più semplice per il signore, che comunque si trovava lo stesso una serie di servizi gratuiti che poteva usare in mille modi diversi. Un'altra cosa che dovevano fare, ad esempio, i contadini era pagare per l'uso delle foreste. Qui vi apro una piccola parentesi sulle foreste. Le foreste all'epoca appunto dell'alto medioevo, ne stiamo parlando del secolo VIII, IX, X, così, le foreste erano molto grandi in Europa, molto di più di quelle che oggi noi conosciamo. Cioè immaginiamoci che c'erano questi piccoli borghi o delle città un pochino più grandi, appena fuori dalla città e dai campi, iniziava una foresta fitta, una foresta molto grande. Oggi non ne abbiamo coscienza perché nel corso appunto dei secoli queste foreste sono state disboscate, sono state abbattute, proprio perché servivano nuove terre, nuovi territori per i pascoli. Ora, le foreste a che cosa servono? Le foreste intanto servono perché nelle foreste si va a fare la caccia, per esempio si può esercitare la caccia, quindi si può cacciare della selvaggina utile per incrementare il cibo a disposizione, no? Oltretutto sappiamo che in questa economia, immaginate soprattutto per i contadini, ancora di più per i servi, la quantità di carne era scarsissima, mangiavano prevalentemente cereali, legumi, ortaggi, ok? Questo mangiavano, ma la carne si mangiava rarissimamente. Ecco, andare a caccia era un modo per poter mangiare ogni tanto la carne se si prendeva della selvaggina. Ma soprattutto è molto importante ricordarsi questo, segnatevelo, l'uso del legno. Cioè il legno, il legname, era fondamentale per due cose. Uno, per le costruzioni. Si usava per costruire di tutto, no? Era il materiale edile per eccellenza. Molte cose erano costruite in legno. E inoltre, oltre che i mobili, voglio dire, ovviamente, tutta la mobilia, ma insomma è un materiale da costruzione eccezionale e anche a buon mercato, tutto sommato, disponibile, facilmente lavorabile, eccetera, eccetera. E poi, ragazzi, il riscaldamento, cioè non è che immaginiamo che all'epoca c'erano i termosifoni o il climatizzatore, c'erano chi lo poteva avere, ovviamente,
dei camini dove si bruciava la legna, ma questa legna dove si otteneva? Si otteneva tagliando gli alberi nelle foreste, è giusto? E le foreste erano di proprietà del padrone, quindi anche l'utilizzo delle foreste era a pagamento, ok? E ugualmente anche l'utilizzo, ad esempio, di pascoli per il bestiame, anche questi erano di proprietà del padrone e il padrone faceva pagare l'utilizzo di campi, ad esempio, per poter praticare la pastorizia. Insomma, avete capito che c'è una situazione di forte accentramento del potere nell'economia curtense, nelle mani del signore, tanto si chiama la signoria, questo rapporto, e una economia agraria che, diciamo, sta faticosamente cercando la sussistenza. Era un'economia questa quasi completamente di sussistenza, si coltivava quello che si riusciva, diciamo, quello che serviva per l'autosussistenza, per sopravvivere, per nutrirsi, per riscaldarsi. Però c'è anche da dire questo, che non è proprio del tutto così, in quanto che già in quest'epoca, già appunto più o meno sotto Carlo Magno, da Carlo Magno in poi fino all'anno 1000 così, già si assisteva comunque a una surplus, a una produzione che in qualche caso permetteva una scorta, un surplus agricolo che poteva favorire il commercio. Quindi non vi immaginate un'economia completamente chiusa, era un'economia comunque che già l'abbiamo visto l'altra volta con la nascita dei borghi, ma vedremo l'esplosione di questo dall'anno 1000 in poi, ma già nei secoli precedenti all'anno 1000 esisteva qualche forma di commercio, esisteva qualche forma di surplus agricolo. Vi chiudo, diciamo, con una considerazione. Facciamo una distinzione tra queste tre figure che a volte gli studenti possono confondere. Abbiamo parlato dei feudatari, abbiamo parlato dei signori e abbiamo parlato dei conti, marchesi, duchi, ok? Sono tre cose diverse che alle volte possono coincidere, ma non necessariamente. Sotto Carlo Magno i feudatari non esercitavano il potere giurisdizionale sul territorio. L'amministrazione del territorio veniva esercitata dai conti, dai duchi e dai marchesi, che erano uomini nominati da Carlo Magno. I feudatari avevano un beneficio, avevano un territorio, avevano l'usufrutto di una casa o di una la possibilità di riscuotere delle tasse, insomma avevano una serie di benefici che però sotto Carlo Magno erano ancora revocabili, ok? Quindi è possibile, ad esempio, che alcuni signori, quindi i feudatari appartengono all'aristocrazia guerriera, sono dei legami vassallatici che si vengono a stipulare tra padrone, diciamo tra re e aristocratico, nel momento in cui c'è questo omaggio feudale, tutta la cerimonia, eccetera, eccetera. Col tempo le cose cambieranno perché i feudatari diventeranno effettivamente signori e padroni di un territorio e inizieranno col tempo, soprattutto abbiamo visto il capitolare di Chiersi e dopo la Costituzione dei Feudis, quindi nei secoli successivi, quando i feudi diventeranno ereditari, non più revocabili, non torneranno più in mano al re, bene, allora in quel caso piano piano si sedimenterà nel territorio una prevalenza del feudatario che svolgerà anche funzioni amministrative, di diritto, amministrerà la giustizia e diventerà effettivamente pienamente signore della, diciamo, dell'area che gli era stata affidata, cioè il suo feudo, ok? Un'ultimissima cosa, come finisce l'impero di Carlo Magno? Abbiamo ormai detto tutti i suoi, diciamo, funzionamenti e tutte le sue caratteristiche. Finisce nell'814 con la morte di Carlo Magno, o meglio, non è che l'impero, il Sacro Romano Impero finisce nell'814. L'814 c'è la morte di Carlo Magno e da quel momento inizia una crisi dell'impero carolingio. Perché? Perché a seguito, diciamo, alla morte di Carlo Magno, secondo la tradizione germanica, Carlo Magno divide il regno tra i suoi figli. Alla fine ci sarà un unico figlio superstite, Ludovico il Pio, che di nuovo avrà, diciamo, per qualche anno la possibilità di avere nuovamente sotto le sue mani tutto l'impero lasciato dal padre, Carlo Magno. Ma alla morte di questo succederà una guerra tra i figli di Ludovico il Pio. In particolare tre, vi raccomando di ricordare.
uno si chiamerà Ludovico il Germanico, un altro Lotario e un altro Carlo il Calvo, ok? Inizieranno una guerra di cui non parleremo, molto complicata, con tanti colpi di scena, ma questa guerra però è importantissimo ricordare, finirà nell'843 con il Trattato di Verdun. Il Trattato di Verdun è importante da ricordare perché sancirà la divisione dell'impero di Carlo Magno in tre, diciamo, regni, uno per ogni figlio sostanzialmente. Quindi Carlo il Calvo prenderà la parte più occidentale, cioè più o meno la Francia, poi c'è Lotario, che era anche il figlio primogenito e che manterrà il titolo di imperatore, prenderà l'Italia e, diciamo, un pezzetto della Germania attuale fino alla Danimarca, quindi quasi un corridoio che separa i due fratelli, e invece Ludovico il Germanico prenderà la parte più a est, la parte più orientale, diciamo la Germania e l'Austria e tutto, diciamo, io vi sto parlando in termini attuali, all'epoca non c'erano questi nomi, però per immaginarvi, poi dopo, diciamo, c'è anche una cartina che farò vedere anche a video, immaginate quindi una ripartizione in tre del regno, diciamo, di questo impero, con un titolo imperiale che rimane nelle mani di Lotario, figlio primogenito, ma di fatto quello che voglio farvi notare è che con il Trattato di Verdun la Francia e la Germania, l'attuale Francia e l'attuale Germania, che prima erano parte integrante del Regno dei Franchi, iniziano a prendere una strada diversa. Una andrà appunto sotto un re, un'altra sotto un altro re, ma questa divisione sarà una divisione che difficilmente verrà ricomposta nei secoli successivi e che è una prima sedimentazione, una prima base della, diciamo, identità anche nazionale di quelle che in futuro saranno l'attuale Francia e l'attuale Germania, ok? Quindi ci saranno ancora alterne vicende, molte alterne vicende, però questa è la prima fase in cui emergono dall'insieme dell'impero queste due identità che saranno poi nel futuro due identità nazionali diverse. Finiamo dicendo che la fine, diciamo, di quest'epoca, anche della forza di Carlo Magno, della sua capacità di tenere l'impero unito, omogeneo, si accompagna a un periodo di invasioni. E di invasioni, diciamo, dei territori europei da parte di alcune popolazioni. Da ricordare tre popolazioni: gli Ungari, che vengono anch'essi dalla Pannonia, vi ricordate, dalla Pannonia c'erano anche gli Avari, che però erano stati, diciamo, sterminati, fanno oltre 33 scorribande, diciamo, nel cuore dell'Europa, in Germania, in Italia, ma la cosa più importante sono tenere presente i vichinghi o normanni, poi ne parleremo meglio nelle prossime puntate, e i saraceni. Ma intanto vi accenno questo: i normanni sono i cosiddetti popoli del nord, provengono dalla Danimarca, dalla Svezia, sono quindi diciamo i vichinghi che diedero filo da torcere a Carlo il Calvo, quindi entreranno in Francia, risaliranno, pensate, la Senna con i loro Drakkar, con queste navi fortissime, capaci anche di navigare controcorrente, e arriveranno addirittura ad attaccare Parigi. Quindi Parigi, che è diciamo sulla Senna, riusciranno a diciamo a mettere in difficoltà nel cuore della Francia Carlo il Calvo, tanto che nel 911 ottengono da Carlo il Calvo un feudo in Normandia. Ricordiamocelo questo, perché la Normandia nel nord della Francia, ok, sancirà per i normanni un inizio di una storia molto importante che poi racconteremo meglio, ma è importante ricordare che i normanni diventano quindi feudatari del re di Francia. Ok, così finiamo. Ricordatevi di iscrivervi al canale e, se vi piace, mettere un bel like, che sono tanto contento. Ciao ciao!